Bonus spesa, la cosa più divertente è che mi chiedete sempre, ma bisogna fare domanda, ma come faccio a ottenerlo? Faccio un esempio facilissimo. Quando c'era la riduzione delle accise, il bonus accise sulla benzina, andavate alla pompa, mettevate dentro la pompa e facevate benzina. Otteva, ottenevate direttamente 25 centesimi di sconto sul prezzo del gasolio o della benzina. La stessa cosa avverrà su questo paniere di prodotti dove, appunto, lo Stato ha fatto un accordo con la grande distribuzione. Facciamo un esempio, se il latte oggi costa 1,80 euro al litro, la butto lì, eh, con questo paniere di prodotti calmirato potrebbe essere che il latte costerà 1,10 euro, quindi potrebbe esserci uno sconto di 70 centesimi, oh, oppure la pasta invece di costare 1,40 euro potrebbe costare 90 centesimi, quindi... Il 10 settembre conosceremo il paniere di prodotti agevolati. Fatto questo io vi aggiorno, vi farò sapere quale sarà il paniere di prodotti agevolati. A quel punto andando a fare la spesa, tutti i cittadini, ricchi e poveri, lavoratori, non lavoratori, con ise altissimo, senza ise o con ise bassissimo, andando a fare la spesa comprando i prodotti contenuti all'interno del paniere dei prodotti agevolati, otterranno lo sconto, otterranno il bonus. Il bonus è frutto di un accordo. Fatto tra lo Stato e la grande distribuzione, i cittadini non devono fare nulla, devono solo prendere il banco e pagare una volta che hanno fatto la spesa. Quei prodotti a prezzi calmierati avranno un prezzo più basso, tutti i prodotti che escono al di fuori del valore dei prezzi calmierati le si pagherà a un prezzo normale. Per tutte le domande...